Buon ascolto, ben ritrovati su Radio Onda Stereo, appuntamento settimanale di Linea Diretta con la Regione. Naturalmente ringraziamo tutti gli amici che ci seguono attraverso il 98.3 FM, attraverso lo streaming www.ondastereo.com, naturalmente anche per chi ci segue dalla parte video con il nostro regista Giuseppe Niolo sui nostri canali YouTube e Facebook. E naturalmente ringraziamo e salutiamo questa settimana in collegamento telefonico l'onorevole Mario Bruno, vicepresidente del Consiglio regionale della Sardegna. Buona giornata, onorevole. Buona giornata, Nicola. Buona giornata a tutti i nostri radioascoltatori. E questa sesta puntata di questa sesta edizione di Linea Diretta con la Regione è interamente dedicata alle primarie del centro-sinistra. Il prossimo 25 novembre, insomma, tutto il centro-sinistra sarà protagonista appunto delle primarie. Sì, naturalmente è un argomento questo delle primarie, questa modalità di selezione della classe dirigente democratica, perché sono i cittadini a scegliere. In questo caso viene offerta la possibilità di scegliere il candidato del centro-sinistra alla presidenza del Consiglio dei Ministri, e naturalmente c'è in gioco anche la leadership del Partito Democratico, ma non solo, perché essendo primarie del centro-sinistra abbiamo anche candidati che non appartengono solo al Partito Democratico, tra questi naturalmente, come sapete, Nichi Vendola di SEL, però la partita vera e propria, così almeno ci sembra, almeno all'interno del PD, è tra Pierluigi Bersani, attuale segretario, e Matteo Renzi. Nei giorni scorsi ad Alghero Rosi Bindi, presidente nazionale dell'Assemblea Nazionale del Partito Democratico, ha tenuto una conferenza stampa e noi, Nicola, ne ascolteremo una parte della comunicazione che ha dato ai giornalisti, ma non solo, anche ai tanti sostenitori di Bersani nella città di Alghero. Sentiremo anche il segretario regionale del PD, Silvio Lai, e poi credo che tu abbia confezionato alcune interviste, no, mi pare? Sì, esatto. E intanto ringraziamo gli amici di Alghe.it, perché da loro estrapoleremo, insomma, l'audio integrale degli interventi, sia il suo intervento, quello di apertura, quindi sentiremo l'intervento di Mario Bruno, poi Silvio Lai e Rosi Bindi, e poi le interviste realizzate dopo l'incontro. Insomma, sentiremo tra gli altri anche Enrico Daga, che è il coordinatore del comitato Tutti per Bersani, Gabriella Esposito, che è presidente del consiglio comunale di Alghero. Sì, poi cercheremo di sentire anche qualche sostenitore all'interno del nostro gruppo consigliare del Partito Democratico, sostenitore di Matteo Renzi, e cerchiamo di metterci in contatto anche col collega Gavino Manca. Le primarie, come dicevo in apertura, sono uno strumento di partecipazione diretta. Naturalmente queste settimane che ci separano dal 25 novembre, poi in caso di ballottaggio, perché il candidato vincente deve avere una maggioranza almeno del 51% dei consensi, altrimenti si va al ballottaggio tra i due e migliori piazzati, un ballottaggio che si terrebbe appunto il 2 di dicembre. Queste settimane ci servono non solo per un confronto tra candidati, quindi tra persone, ma anche un confronto popolare tra programmi, tra progetti politici, tra opzioni, tra sensibilità. È quello che ho cercato di dire anche in queste settimane. Io ho scelto di appoggiare Pierluigi Bersani, ma ho sempre detto e confermo che quelle che pone Matteo Renzi sono domande giuste, sia sul versante del rinnovamento, non solo anagrafico, sia sul versante della diversa organizzazione del Partito Democratico. Io naturalmente ho una mia concezione del partito, più un partito di cittadini e meno un partito di soli iscritti, di soli tesserati, e poi ancora una funzione del partito di mediatore tra i cittadini e le istituzioni, che deve recuperare appunto la sua funzione nobile di formazione politica, di palestra vera e propria, quindi di selezione anche della classe dirigente attraverso il confronto, attraverso la vita interna del partito, un partito che si apre 365 giorni all'anno alla società, ai cittadini. E poi ancora la funzione di partecipazione popolare, sempre, attraverso incontri, convegni, dibattiti, possibilità per ciascun cittadino, ciascun elettore di poter contare davvero, non essere semplicemente l'espressione di un momento puntuale di democrazia, puntuale nel senso che si vota una volta in 5 anni, no, bisogna esercitare la democrazia durante tutto il mandato, e insieme alla
funzione partecipativa, quella di controllo dei rappresentanti eletti. Ora, tutto questo noi lo possiamo fare anche attraverso queste settimane di campagna per le primarie, campagna non solo quindi per un Presidente del Consiglio, un candidato Presidente del Consiglio, ma anche per una concezione della politica che vorremmo tutti diversa. Certo, onorevole. A proposito di partecipazione, una domanda che con le primarie non c'entra niente, però parlando proprio di partecipazione, lunedì, a proposito, lei avrà un incontro ad Olmedo, se non ricordo male, con sì, i cittadini. Sì, lunedì alle 19 ad Olmedo, un incontro nel ristorante, oggi si chiama Regina Margherita, ex la Risacca. Sì. È un incontro che noi facciamo ad Olmedo ormai da 8 anni, ogni 6 mesi, è un impegno che ho preso nelle mie campagne elettorali con i cittadini elettori, quelle di rendicontare nel collegio almeno una volta ogni 6 mesi e comunque almeno prima della legge finanziaria e poi a metà anno per fare un po' il punto sui progetti andati in porto oppure gli ostacoli incontrati. Naturalmente, come sapete, ogni settimana, il lunedì, incontro gli agresi, quindi i cittadini agresi che vogliono partecipare alla mia attività politica, e poi ogni 6 mesi nel resto del territorio, quindi anche questo lunedì noi saremo ad Olmedo. Un incontro naturalmente, come sempre, aperto a tutti. Noi abbiamo fatto una sorta di patto eletto-elettore in campagna elettorale, dove io come candidato, una volta eletto, ho assunto degli impegni, e tra questi impegni c'è anche quello della rendicontazione, della partecipazione democratica, ed è un impegno naturalmente che chiedo anche ai cittadini che straordinariamente ormai da tanti anni mi seguono, controllano la mia azione, propongono, studiano con me, sono uno stimolo essenziale per fare in modo che non chiuda la mia attività nel palazzo. Beh, è uno di questi canali, è proprio Linea Diretta con la Regione. Certamente, Linea Diretta con la Regione ogni settimana, come sappiamo, è un altro strumento di rendicontazione. Poi il periodico Unisola, l'attività dell'associazione Unisola che è variegata, insomma, abbiamo contato più di 100 convegni in questi anni, ed è uno strumento anche che in qualche modo aiuta anche la mia attività all'interno del gruppo consigliare, in questo caso, in questa legislatura, gruppo consigliare del Partito Democratico. Perfetto, onorevole Bruno, se non altro da aggiungere, pronto il collegamento telefonico con Michele Fioraso, che ogni puntata di Linea Diretta con la Regione fa il punto di quella che è stata la settimana appena trascorsa in Consiglio regionale a Cagliari. Quindi linea al nostro Michele Fioraso, buona giornata Michele. Buongiorno Nicola, buongiorno agli ascoltatori di Radio Onda Stereo, eccoci al riepilogo della settimana politica regionale, una settimana che si è animata proprio negli ultimi giorni su alcuni temi, prima di tutto su quello della finanziaria, visto che l'assessore regionale del bilancio Giorgio Laspisa, durante un'audizione nella commissione bilancio del Consiglio regionale, ha detto che la situazione è molto grave e la nuova finanziaria, quella del 2013, che dovrebbe essere approvata entro il 31 dicembre, è legata alla prospettiva di chiusura della annosa vertenza entrate e al confronto per rivedere i limiti del patto di stabilità che, come saprete, limita di molto la manovrabilità della spesa della Regione. La spesa praticamente ha proposto di in andare direttamente all'esercizio provvisorio per 3 mesi in attesa che la situazione si possa sbloccare, soprattutto nella trattativa con lo Stato. Le casse della Regione sono vuote, quindi c'è sicuramente una grossa difficoltà. Questa uscita dell'assessore non è stata gradita da nessuno. Il dominus dell'UDC, l'assessore regionale dell'ambiente Giorgio Oppi, ha minacciato la crisi, ha detto che ha annunciato di lasciare la giunta entro una settimana e quindi di staccare la spina al governo Cappellacci, a meno che non si lavori per bene, se non ci sono le condizioni, quindi l'UDC se ne va e di fatto finirebbe la legislatura. Un altro tema che sta animando in questi giorni la politica regionale riguarda l'inchiesta della Procura di Cagliari sui finanziamenti ai gruppi consigliari. È un'inchiesta che era partita nel 2009 e che in un primo momento ha riguardato la scorsa legislatura e gli onorevoli, i consiglieri regionali del gruppo Misto e del gruppo Sardegna Insieme, che sono un po' quei gruppi di natura tecnica che radunano
i partiti, i consiglieri dei gruppi più piccoli che non possono formare un gruppo a sé stante, quindi la procura aveva indagato, aveva anche rinviato a giudizio alcuni consiglieri regionali proprio per un uso improprio dei fondi del consiglio. Sulla base delle loro dichiarazioni e di altri elementi emersi in questi mesi, la magistratura ha deciso di allargare l'inchiesta a tutti i gruppi consigliari e nei giorni scorsi i carabinieri e la Guardia di Finanza hanno fatto visita al Consiglio regionale per prendere copia di tutti i documenti contabili dei gruppi consigliari. Quindi c'è un'inchiesta che si allarga per cercare di capire come siano stati spesi i fondi che il Consiglio versa ai gruppi consigliari ogni mese. Quindi questo è un dopo diversi mesi che si paventava questa possibilità, finalmente i giudici hanno preso una decisione e hanno deciso di andare più a fondo per quello che riguarda l'utilizzo proprio dei soldi del Consiglio regionale. Per quello che riguarda le altre notizie, in Consiglio regionale la Commissione urbanistica ha dato il primo sì ad un testo del Popolo di Libertà che riapre i termini dei piani di risanamento, sarebbe una legge che ferma le ruspe contro gli abusi edilizi, una legge che sta già provocando qualche diversi malumori, molto elevate di scudi soprattutto in rete, perché si tratterebbe di una sanatoria a distanza di anni per chi aveva praticamente costruito abusivamente. Poi c'è anche il lavoro sull'intesa per tornare alle quattro province, la riforma degli enti locali, tutto ancora in alto mare perché comunque non si riesce a trovare un accordo sul testo nella Commissione Autonomia del Consiglio. Ricordiamo che il Consiglio, subito dopo il referendum di primavera, si era dato tempo 6 mesi per cercare di arrivare a una riforma proprio degli enti locali. Questa riforma al momento non è ancora stata né approvata né tantomeno scritta in una forma concordata da tutti, quindi si sta ancora lavorando. Sempre in Commissione Autonomia è stato dato il via libera anche all'Assemblea per lo Statuto, non è più la Costituente di cui si parla a giorni alterni da decenni praticamente, ma un'Assemblea per riscrivere lo Statuto. Questo testo di legge unificato e approvato dalla Commissione sancisce che l'Assemblea per lo Statuto non avrà una competenza legislativa, ma riscriverà lo Statuto sardo e lo consegnerà al Consiglio regionale. Come sapete, lo Statuto è una legge di rango costituzionale, quindi la procedura per la sua approvazione deve passare anche attraverso il Parlamento italiano. Per questa settimana direi che è tutto. Io vi saluto e vi restituisco la linea.